marea di bimbi accompagnano i calciatori molossi in campo. Una marea di bambini intorno a loro, anche guida e attaccanti. In curva campeggia uno striscione, Herb Sain, banco della nostra storia. Il ricordo del grande Torino e del tecnico partito in questo istante. L'Isca che fa girare il pallone sulla destra per Chiariello, intelligentemente servendo Donato che ha spazio davanti a sé. Donato centralmente per Guida, prova ad attaccare la nocerina. Guida si presenta a 25 metri, parte il tiro, pazzo passo alla sfera vivace, distendendosi alla sua destra senza grossi. Citarella subito sul vecchione, saggio sbagliato che approfitta l'Isca e si fa vedere con il cross del numero 16 Badalante, finisce abbondantemente lontano in maniera ingiocabile quella a destra del Dorato. Non riesce a servire Caratanino, la profetta rischia, pallone avanti per Giacomano che si presenta all'interno dell'area di rigore. Giacomano prova il tiro, pallone che finisce abbondantemente al lato nella porta difesa da Fantoni. Giacomano seguendo Cardella, Cardella in avanti per Liurni all'interno dell'area di rigore, parte il cross di Liurni, non c'è nessun giocatore della Cina, copano a Carotenuto servendo all'indietro per il Vecchione, ora per Carotenuto prova a chiamare Dorato, il roccio a seguire, pallone per Dorato sulla destra, parte il cross di Dorato all'interno dell'area di rigore, c'è Liurni, trova il tiro di prima intenzione, inguardabile, finisce altissimo, la clamorosa il fallo di Maiorano. Intanto ancora rischia in avanti con Tallo, ma attenzione, un pallone per Dario Giacomano, si può vedere l'Isca, arriva il tiro e la parata di Fantoni sul tentativo di Quirino, calcio d'angolo in favore dell'Ischia. Con gli episodi che infastidiscono anche parte il calcio d'angolo, attenzione, pallone ancora lo allontana Fantoni, probabilmente anche con l'aiuto del palo, si può vedere ancora l'Ischia con un tiro in avanti di Trofea, si lamentano i giocatori della Nocerina, arbitro Arce Liurni viene servito in questo istante, Liurni se la deve vedere con il numero 21 Mattera, in avanti per Carotenuto all'interno dell'area di rigore, si gira Carotenuto, serve all'indietro per Liurni da buona posizione, mamma mia, sbaglia Liurni, Grasta, Carofalo, guarda il cronometro e fischia la fine dei primi 45 minuti di gioco, qualche istante di anticipo, va bene così, 0-0 il risultato qui allo stadio di San Francesco, tantissime emozioni, ci sono le proteste di Citarella in confronto dell'arbitro, già un momento potrebbe evitarle, le squadre entrano negli spogliatori. Riprenderemo la linea tra circa una dozzina di minuti qui dallo stadio San Francesco per il secondo tempo della sfida tra Nocerina e Ischia, 0-0 il finale del primo tempo. Manca davvero pochissimo la ripresa del gioco, partiti in questi istanti, allora per la Vecchione che serve sulla sinistra per Carofalo, centralmente per Mazzei, accanto a 16 Crasta viene servito, parte il lancio direttamente tra le braccia di Vivace che scadisce il pallone da naturalmente, fa vedere Mazzei, pallone per Dorato, si serve Mazzei, è tenuto davanti a sé, prova il lancio lungo davanti alla cerca di Liurni, attenzione, un difettoso disimpegno di Mattera, per poco non metteva in difficoltà la retroguardia ischitana che è riuscita però a mantenere il pallone in campo, dall'altro lato c'è un fallo su Carofalo, l'arbitro dice che è tutto regolare, finalmente Carofalo, quello che finisce dalle braccia di Vivace, Carofalo gli hanno portato via lo scarpino, ha fatto antigenza là, due pugni in barriera per Vivace, la posizione così Carofalo può anche provare il tiro, parte Carofalo,
direttamente in porta, c'è la parata di Vivace, il pallone resta lì, viene allontanato da Calamo. Ribattuta, Tonocella, appropriata in rigore, parte il lancio di testa, la tocca, attenzione, il pallone resta lì, l'aveva toccato di testa il numero 21 Mattera, pallone che era quasi innocente, viene regalato sulla destra, viene sentito Mazzei, anche Rossi, Maimone, limite dell'area di rigore, Maimone per Rossi, parte il cross di Rossi all'interno dell'area di rigore, buona guardia, fa un giocatore dell'Ischia lontana su Guida, salva l'indietro per Giacinto, si fa vedere Leoni sulla sinistra, viene servito. Cross di Uri, cartella di testa anticipato da Monturi, pallone per Maimone, parte il cross di Maimone, basso, un tiro cross e per poco non faceva la frittata di Vivace, l'arbitro dice che un calcio di punizione fuori del portiere dell'Ischia, che buone per Donato che in qualche modo riesce a mantenerlo campo e farlo suo, pallone per Liuni, Guida a 20 metri, parte il tiro di Guida fuori misura, esce abbondantemente fuori, lontano dallo specchio, punto di battuta Lorenzo Liuni, dovrà scodellare il pallone all'interno dell'area di rigore, gli uomini del Ischia portano su il giocatore della Nocerino, grazie al numero 77 di Meiggio. Ancora la Nocerino, arriva la rete sul calcio d'angolo di Liurni e Caetani a mettere il pallone nel sacco e si scatena il pubblico rossoneno che Caetani che ha portato via la maglia, passa il vantaggio al 39esimo, la Nocerino ha sfruttato al meglio questo calcio d'angolo, il primo della serie, 1-0 per la Nocerina ed è finita, finisce qui la partita, la Nocerina si aggiudica il derby e conquista matematicamente il secondo posto e la possibilità di giocare i playoff in casa domenica prossima contro il Cazzino, mentre attendiamo il risultato, andiamo a conferma di questo risultato. La Romana ha vinto per 3-0 contro il Nuova Florida, quindi è matematicamente terza. L'Ischia quarta, quindi ci sarà Nocerino Cazzino domenica prossima e Romana Ischia. Isolani, festeggiano i giocatori della Nocerina con il rituale balletto in cerchio e poi corrono sotto la curva a prendersi l'applauso e l'abbraccio virtuale dei sostenitori Molozzi. Entrano in tranquillità i giocatori dell'Ischia verso gli spogliatoi. Così ci rivedremo nuovamente qui domenica prossima dal San Francisco per la semifinale playoff, cantano insieme ai supporters rossoneri, vediamo con queste scene di festeggiamenti, possiamo restituire in maniera definitiva la linea alla regia, ringraziando